lo sport come elemento di aggregazione e integrazione sociale, non più come momento solamente sportivo fine a se stesso. Una giornata importante con una presenza davvero d'eccezione qui in sala del Consiglio Comunale. Che giornata è? È una giornata importante perché oggi si parla di cittadinanza sportiva. Io devo ringraziare soprattutto l'assessore Magi e l'assessore dell'integrazione per aver collaborato affinché si tenesse un convegno di questa importanza. Ci divertiamo tutti e ci esaltiamo per i gol di Mario Balotelli o di Esharawi quando giocano in nazionale. Dovevo però pensare che c'è qualche giovane atleta piccolissimo che non può competere o gareggiare o divertirsi e integrarsi con i propri compagni perché ci sono delle normative, delle leggi che non glielo consentono. E allora in una città in cui lo sport è un grandissimo elemento di integrazione è giusto puntare su questo tema. Poi insomma anche all'Arezzo qualche giocatore non puramente italiano ci è passato. Assolutamente, se ricordiamo la grande favola di Sissé che proprio in qualche modo calza con quanto parliamo oggi, un giovane che si è arrivato qua ad Arezzo con tutte le difficoltà del caso, oggi gioca in una grande squadra portoghese. Credo che però non ci si possa solamente affezionare a queste storie, le storie più importanti sono di qualche giovane atleta che non può competere, non si può tesserare perché la legge non glielo consente. Ecco, questo è un tema importante perché i giovani stranieri possano davvero avere un ruolo in cui integrarsi anche con più facilità nelle comunità in cui vivono. Nel titolo ci sarebbe già tutto, perché lo sport deve essere integrazione, lo sport deve essere amicizia, rapporti umani e quindi dovrebbe implicitamente accettare la condivisione di un progetto con tutti coloro che decidono di praticare lo sport. Ma il percorso è quello di convincere sul piano culturale tutti coloro che hanno concetti diversi, perché se lo sport viene interpretato come deve essere interpretato, la burocrazia non dovrebbe impedire che succedano situazioni che creano problemi invece di risolvere. A livello sportivo, ma soprattutto calcistico, sono molti gli esempi dei giocatori che non sono italiani, però giocano in squadre italiane. Ad Arezzo c'è stata la favola felice di Sissé. Qual è il suo commento in merito a queste situazioni, anche in relazione alla normativa vigente in Italia? Beh, il fatto che ci sia qualcuno che riesce a giocare nonostante qualche altro provi a impedirglielo è positivo. Vale la cosa che ho detto prima, bisogna cambiare la mentalità della gente che dirige e che si preoccupa magari di cose che non esistono, utilizzando una burocrazia che in Italia è molto organizzata, non solo per quanto riguarda lo sport.